Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino di Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese. In questo video tutorial continuiamo con l'assemblaggio della base espositiva del modellino, faremo l'unboxing del fascicolo numero 84 e andremo ad assemblare il portellone laterale destro completo della cerniera e non solo, andremo ad assemblare altri due moduli della seconda torre della base. Siete pronti? Allora iniziamo un nuovo unboxing. Vai, Mazinga Z! E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino di Mazinga Z, al nostro video, abbonatevi al canale e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per rimanere sintonizzati con i prossimi appuntamenti e soprattutto per vedere tutti i nostri modellini completati. Qui in alto a destra vi lascio il link alla playlist del Mazinga Z dove potete consultare tutti i tutorial che abbiamo già pubblicato. Andate a vedere anche l'ultimo video del modellino di Terminator, ragazzi, abbiamo assemblato la parte destra e sinistra della testa sulla calotta cranica, cioè praticamente la testa del modellino è quasi completata, veramente bella, realizzata quasi tutta interamente in presso fuso di alluminio, modellino spettacolare. Mi raccomando, andate a rivedere. Detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Iniziamo! Andiamo quindi a fare una panoramica della base espositiva del nostro modellino. Guardate quanto è grande, spettacolare. Nel tutorial precedente abbiamo assemblato la piattaforma anteriore destra con il portellone di accesso. In questo tutorial andremo ad assemblare la piattaforma laterale destra, quindi andremo a completare tutta la parte destra della base espositiva. Molto interessante questa piattaforma perché è dotata di cerniera, quindi molto probabilmente sarà una piattaforma che si potrà aprire, veramente interessante, e così sarà anche sul lato sinistro della base. Troviamo poi le due torri, ragazzi, guardate che spettacolo, ovviamente la prima torre l'abbiamo già completata, nella seconda torre andremo ad aggiungere altri due moduli. Ok, dopo questa panoramica direi che possiamo continuare con le fasi di assemblaggio, procediamo. Andiamo a vedere il fascicolo numero 84 di Mazinga Z, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Ed eccolo qui le fasi di assemblaggio di questo tutorial in cui andremo a montare il portellone laterale destro. Allora, come al solito si inizierà con l'assemblaggio dei due moduli della seconda torre, quindi qui non ci sono novità. Gli assemblaggi sono praticamente gli stessi che abbiamo già fatto in precedenza. Eccola qui la parte della struttura di appoggio, il portellone laterale che andremo ad assemblare in questa zona, in cui andremo a montare anche il sistema a cerniera. Questo sarà praticamente il risultato finale al termine di questa fase di assemblaggio. Ed ecco i componenti che riceveremo con il prossimo fascicolo, ossia la parte posteriore dove c'è diciamo la sede per inserire la seconda torre e ovviamente altri due moduli della seconda torre che presumo che siano gli ultimi, se non erro. Allora, si continua poi con la puntata numero 78, onore al barone Ashura, riposi in pace nelle acque dell'oceano. Il mostro meccanico di questa puntata è Elephant Gamma 3. Eccolo qui, tutta la sintesi dell'episodio. Ok ragazzi, andiamo ad eseguire gli assemblaggi. Velocemente andiamo a vedere l'assemblaggio del primo modulo
della torre. Si parte dal pannello orizzontale, quello con le quattro svasature al centro, quindi facciamo passare il LED attraverso il foro orientando il tutto in questo modo e andiamo a montare la prima parete verticale, quindi la orientiamo in questo modo con la parte più alta rivolta verso il basso e da sotto andiamo a fissare con due viti svasate. Ed ecco fatto, così è come si presenta dopo questa fase. Adesso andiamo a inserire le griglie, come al solito lato corto nella sede corta, lato lungo nella sede lunga. Ecco fatto. A questo punto andiamo a posizionare l'altra parete, facciamo attenzione a posizionarla correttamente. Ecco fatto. A questo punto da sotto andiamo a fissare con altre due viti svasate. Ed ecco la parete avvitata. A questo punto il modulo è quasi pronto, non facciamo altro che andarlo a fissare con quello adiacente, quindi lo allineiamo e dall'interno andiamo a fissare con altre quattro viti svasate. E così è come si presenta il nostro modulo dopo averlo fissato. Adesso lo andiamo a completare con il pannello orizzontale, quello senza le svasature al centro. Fissiamo il tutto con quattro viti svasate. E così è come si presenta la nostra seconda torre dopo aver montato il sesto modulo. Eccolo qui. Ok, adesso analogamente andiamo a montare il settimo e vediamo il risultato finale. Ed eccola qui la seconda torre della base espositiva completa dei primi sette moduli. Ragazzi, ne mancano soltanto due per completarla. Eccola qui, seconda torre. Spostiamoci ora a lavorare sulla base espositiva del modellino, sicuramente la parte più importante di questo video tutorial. Andiamo ad analizzare la piattaforma laterale destra, ecco qui, particolare, diciamo abbastanza semplice, con alcuni dettagli. Qui sicuramente andremo a montare altri particolari, ma la cosa più interessante è diciamo la parte interna, dove si vede la predisposizione per la cerniera che a breve andremo ad assemblare. Ok ragazzi, spostiamoci sulla base e andiamo a fissare questo nuovo particolare. La prima cosa che andiamo a fare sarà quella di montare il perno della cerniera sulla piattaforma laterale destra, quindi la orientiamo in questo modo. Il perno invece va orientato con la parte liscia, che è quella da inserire, in questo modo, e la parte godronata sarà l'ultima. Quindi iniziamo da questo lato e andiamo a inserire il nostro perno, quindi lo facciamo scorrere fino giù in fondo fino a ottenere l'incastro mediante il perno godronato. Allora qui ragazzi dobbiamo fare attenzione a spingere onde evitare di rompere il particolare, quindi io adesso andrò a prendere, presumo, un cacciavite piatto e andrò a premere in questo punto il perno tenendolo fermo con il dito qui, quindi dobbiamo sempre fare una controspinta altrimenti rischiamo di spezzare la plastica, quindi fate con attenzione. Ed ecco come si presenta la piattaforma laterale destra dopo aver inserito il perno. Allora amici, mi raccomando, fate attenzione perché la parte godronata è molto dura da inserire. Non è necessario inserirla tutta, quindi inseriamola quanto basta, altrimenti rischiamo veramente di spezzare questa parte di plastica, che è veramente delicata perché bisogna spingere veramente tantissimo. Non so se magari è meglio allargare leggermente il foro prima di inserirlo come ho fatto io, magari lo proverò con la piattaforma laterale sinistra perché è veramente rischioso. Allora io diciamo l'ho inserito quanto basta, ecco qui il perno che ha superato tutto lo spessore della flangetta, quindi praticamente è sufficiente, non serve andare oltre. Ok, adesso andiamo a montare questo nuovo particolare.
Capovolgiamo quindi la base espositiva in questo modo e andiamo a lavorare in corrispondenza della sede del perno. Allora, vediamo se riusciamo a inquadrarlo correttamente. Allora, come potete vedere qui ci sono le due sedi del perno, quindi la prima la troviamo qui sulla sinistra e la seconda qui sulla destra. Quindi adesso non faremo altro che inserire il perno attraverso queste due guide. Procediamo. Posizioniamo quindi la piattaforma sul piano di appoggio. Quando siamo arrivati in corrispondenza della sede, lo alziamo e andiamo a calzare il perno all'interno delle sedi che vi ho fatto vedere prima. Ed ecco qui, ragazzi, così è come si presenta. Adesso dovremo andare a chiudere il perno. Utilizzeremo questo supporto. Allora, il supporto va orientato in questo modo, sia con i perni sporgenti verso l'alto. Qui troviamo la sede del perno, quindi non facciamo altro che andarlo a inserire in corrispondenza di questi due perni interni, esattamente in questo modo. Adesso procediamo al fissaggio con due viti. Ed ecco fatto. Ed ecco come si presenta la base espositiva di Mazinga Z al termine di questa fase di assemblaggio. Allora, andiamo ad analizzare questo nuovo modulo che abbiamo assemblato. Allora, diciamo che questa struttura al momento è ancora un po' tutta ballerina perché mancano tantissimi componenti, sicuramente dei componenti di rinforzo nella parte inferiore e poi presumo anche il contorno della base. Perché vi dico questo? Perché questa piattaforma, come potete vedere, non tocca perfettamente sul piano di appoggio, diciamo ha un contorno, un profilo con le sezioni adiacenti molto strane. Vedete qui, ragazzi, ci sono delle aperture, qui ci sono dei vuoti che però sono coperti dagli scuretti, quindi diciamo non si vede la parte interna, però qui si vede chiaramente che non è allineato. Infatti dovrebbe stare più o meno in questo modo, quindi presumo che diciamo sotto la base espositiva ci sia ancora un altro piano che va a chiudere ad anello tutta la base per dargli struttura, quindi forza e resistenza. Allora, questo elemento funziona in questo modo. Come potete vedere è possibile aprirlo e se dobbiamo aprirlo sicuramente ci sarà una base e dentro questa base sicuramente ci saranno degli elementi, dei dettagli da poter ispezionare come si fa con tantissimi altri modellini, specie quando ci sono delle parti importanti che sono posizionate all'interno. Ok, quindi questa è la base espositiva al termine della fase di assemblaggio. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial di Mazinga Z. Facciamoci quindi una panoramica della base espositiva del modellino. Qui possiamo vederla a terra, guardate quanto è grande, completa delle due torri. Guardate ragazzi, prima completata, la seconda mancano soltanto gli ultimi due moduli, quindi sarà molto importante il prossimo video tutorial in cui riceveremo la piattaforma posteriore sinistra che ci permetterà anche di alloggiare provvisoriamente la seconda torre e non solo, andremo a finire anche l'altezza, quindi gli altri due moduli. Quindi sarà veramente interessante il prossimo video tutorial, quindi ragazzi mi raccomando, lasciate un super like a Modellino Mazinga Gazzetta al nostro video e poi se ancora non l'avete fatto cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutte le prossime fasi di assemblaggio di questo spettacolare modellino, perché non vedo l'ora di vederlo in piedi su questa base espositiva. Ed ecco qui l'ultimo particolare che abbiamo assemblato. Ok ragazzi, io vi lascio con questa panoramica e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.